Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere dalle immagini, anche questa volta mi troverò sulle splendide coste siciliane, nella mia amata Patti Marina, per una battuta di pesca, ma questa volta, a differenza della precedente, non utilizzerò un'imbarcazione per portarmi a largo, ma appronterò la mia battuta di pesca dalla costa. Non farò neanche in tempo a mettere il volto in acqua e a dare le prime pinneggiate, che subito noterò la tana di un polipo che punzecchierò con la punta dell'asta del mio Seawolf Stella 85 per non rovinare la tana e lasciare la possibilità che qualche altro cefalopode possa insidiarvi per poi ritrovarlo nelle battute di pesca che verranno. Quindi lascerò il fucile all'interno della tana in modo che il polipo si infastidisca e comincia a venire fuori. La tecnica funziona, infatti uscirà fuori i tentacoli che potrò afferrare per portarlo fuori dalla tana e aggiungerlo così al mio carniere come prima preda giornaliera. Successivamente deciderò di spostarmi su un fondale più basso, composto da posidonia, e noterò subito la presenza di un quantitativo interessante di mangianza. Quindi scenderò e tenterò un aspetto ben mimetizzato in mezzo alla posidonia, nella speranza di incrociare qualche predatore che vada alla ricerca di queste piccole sardine, castagnole e pesce foraggio. Le grandi praterie di posidonia sono scenari interessanti in quanto possiamo imbatterci veramente in una grande varietà di pesci, come possano essere saraghi, corvine, spigole, grossi predatori come possono essere lecce, ricciole e quant'altro vada alla ricerca di pesce foraggio. Non è da escludere neanche il transitare di qualche grosso cefalo, specie che appunto desta l'interesse dei grandi predatori quali le lecce, che sono solite frequentare questi spot in questi periodi. Ma in questo caso vedrò la mangianza che ha qualche innervosimento e quindi mi renderò conto che starà arrivando qualche predatore. Quindi riuscirò ad inquadrare questo carangide che è in caccia, molto veloce, ma è un pesce sicuramente smaliziato. Infatti in un primo momento, incuriosito dalla mia presenza, si avvicinerà, ma appena noterà la mia sagoma si allontanerà perché è conscio sicuramente del pericolo. Non ho fatto errori, non mi sono mosso, però il pesce ha intuito le mie intenzioni ed è comunque scappato via. Pescando su spot in cui i pesci sono smaliziati accade spesso. In questa immagine potete coglierne la sagoma, inconfondibile con la coda molto marcata V. Nonostante i vari aspetti effettuati sulla prateria di posidonia, non incontrerò nessun altro pesce interessante, quindi deciderò di cambiare spot e recarmi su un fondale roccioso. All'ombra di questo sasso noterò la presenza di una cernia che si è intanata. Una volta affacciatomi la troverò di muso, scoccherò il tiro che sarà molto preciso e fulminerò il pesce garantendomi una facile estrazione. È veramente molto importante colpire questi pesci sulla testa per bruciarli sul colpo al fine di evitare l'incagliamento di questi pesci nella loro tana, poiché tramite le possenti spine dorsali e l'apertura degli opercoli brachiali si incastrano molto spesso tra le rocce, risultando impossibili da estrarre, rendendo inutile l'uccisione del pesce e vanificando la nostra speranza di cattura. Una volta raggiunta la superficie,
mi godrò per me l'emozionante cattura di questa splendida cernia bruna. Sulla via del ritorno andrò alla ricerca di qualche altro polipo per far compagnia a quello precedentemente prelevato. Ne riuscirò a trovare un altro acquattato vicino a questa roccia che, come di consueto, bloccherò con la punta dell'asta del mio Seawolf Stella 85, consentendomi una facile presa poi con la mano per evitare di farlo scappare, farlo intanare sotto qualche roccia e rendermi difficile l'estrazione, anche perché oggi non ho con me il raffio per poterlo estrarre una volta intanatosi sotto qualche roccia. Negli ultimi metri che mi separano dalla battigia prima di uscire, riuscirò a reperirne un altro esemplare che andrò ad aggiungere alla cernia e ai precedenti due catturati per arricchire il mio carniere e far rientro a casa. Questa sarà l'ultima preda della mia giornata prima di mettere i piedi sulla sabbia e far rientro. Vi porgo i miei saluti dalla splendida Patti Marina. E se il video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale e interagire con esso in modo da aiutarmi a crescere, rilasciando qualche like o qualche commento in modo da suggerirmi cosa volete vedere nei prossimi video. Buon mare a tutti e a presto!